benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. La prima lettera scritta da Pietro fu indirizzata ai credenti sottoposti a persecuzioni, uomini e donne il cui impegno per Gesù li aveva resi stranieri ed estranei alla società pagana in mezzo alla quale vivevano. Se la lettura di oggi ci riporta ad un lontano passato, la cronaca ci inchioda inesorabilmente ad un presente che non vorremmo vedere, sentire e toccare. Basta cliccare su un qualsiasi motore di ricerca per entrare in un mondo inimmaginabile. Nel nome di ideologie, milioni di persone sono torturate, uccise, spogliate della loro dignità. Già, perché la persecuzione ideologica e di appartenenza non crea solo conflitto, ma elimina anche la percezione di appartenenza, cancella, o meglio vuole cancellare in modo definitivo la visibilità dell'altro. Vengono sgretolati i legami, le reti di ogni sistema di comunicazione. L'apostolo di Gesù, l'uomo che aveva visto e toccato la grandezza del cielo, non rimane insensibile. Esortò ed esorta ancora oggi i credenti a restare saldi, a perseverare e a non cadere nell'inganno della stessa moneta. Ogni frase pronunciata vuole essere un incoraggiamento, un conforto per tutti i cristiani che vivono l'esperienza del conflitto, dell'ostilità e della persecuzione. Se l'uomo perseguita uccidendo, Dio accoglie dando la vita eterna. Se l'uomo deporta rubando il diritto di cittadinanza, Dio dona l'eredità di nuovi cieli e nuova terra. Se l'uomo schiaccia la visibilità dell'altro, Dio la richiama rendendola regale perché figli suoi. Questa nuova posizione mentale e spirituale rende visibile l'invisibile. La speranza non è l'attesa, la speranza diventa certezza perché è basata su Cristo. La speranza parlante, giustificante e viva perché Cristo è risorto. Benché non ti abbiamo visto, Gesù, noi crediamo in te e il nostro cuore esulta di gioia, perché la nostra certezza si basa sull'esperienza della tua promessa e sulla libertà dalla paura anche di fronte alle persecuzioni. La fede trasforma, la fede agisce, la fede rende concreta la certezza teologica, perché la fedeltà di Gesù ha vinto la persecuzione. Nella fedeltà di Gesù e nella fedeltà in Gesù la nostra salvezza è passato, presente e futuro. Che questa speranza accarezzi la vostra giornata. Buona giornata.